Grazie Margherita, oggi parliamo di circo e perché no? In un momento in cui davvero tutto sembra molto difficile, soprattutto per i giovani che ancora prima del Covid facevano fatica a trovare lavoro, beh, adesso c'è un nuovo sbocco e soprattutto apre una nuova scuola a San Donà di Piave ed è il nipote di Moira Orfei, Alessandro Serena, che apre questa nuova scuola che sarà un po' una sua creatura, anche se lui è docente di una scuola circense di Verona e oltre al fatto che ha contatti internazionali in tutto il mondo con acrobati e con gruppi davvero diciamo che vive un mondo elettrizzante, diciamolo. Beh sì, il circo è un mondo davvero affascinante, tanto più in questi ultimi anni nei quali si è continuamente trasformato. Accanto al circo classico, una formula che affascina da secoli non solo il pubblico ma anche intellettuali e artisti, sono nate nuove declinazioni di fare circo, per cui veramente sono fortunato ad essere nato lì, grazie alla zia Moira che sicuramente della sua ci guarda, e sono contento di potervi anche parlare di questo progetto che si chiama esattamente Youth Acrobat Award, mondo giovane dell'acrobazia. Ecco, questo progetto gode dell'appoggio dell'Unione Europea. Nasce a San Donà di Piave, non tanto perché San Donà di Piave è la capitale circense del mondo, ma perché è stata scelta ancora appunto dalla zia, sì, Moira Orfei, e quindi insomma ha deciso di aprire lì questa scuola. Tra l'altro c'è già una piccola scuola che sta funzionando. Esatto, è proprio così. Da 4 anni, a 90 di Piave, quindi proprio la casa di Moira è al confine tra San Donà di Piave e 90 di Piave. A 90 le Piave esiste Cara Casa, l'abbiamo chiamata, una scuola di piccolo circo. In che senso di piccolo circo? Perché la nostra aspirazione non è quella tanto di formare artisti che poi andranno a lavorare al Festival di Monte Carlo o a Cirque du Soleil, quanto quella di far capire che apprendere circo è una importante funzione anche ludico-pedagogica, cioè apprendere le discipline del circo fa capire ai giovanissimi, ai bambini, che nella vita è importante lavorare con tenacia, con continuità e anche con un po' di fantasia. Certo, e comunque arriviamo al progetto, poi è un personaggio interessantissimo e avremo un sacco di cose da chiedergli, lui ha lavorato anche tra l'altro con la Biennale di Venezia e davvero è un intellettuale del circo, ci faremo anche raccontare qualcosa sulla cultura del circo, però insomma quello che è importante è capire questa scuola come si muoverà, proprio perché il circo spesso aiuta persone che vivono anche dei disagi sociali, persone che in qualche modo hanno bisogno di trovare una loro collocazione nella società, e questa scuola accoglierà colombiani e africani oltre che italiani. Sì, il progetto è stato sostenuto dalla Commissione Europea nel contesto del famoso progetto Erasmus+, che quindi proprio agevola e sostiene gli scambi, la mobilità di giovani tra l'Europa e il mondo. Quindi abbiamo scelto queste due nazioni, Colombia e Africa, proprio perché sono portatrici sia da una parte di problemi sociali che in qualche maniera rischiano a volte di inficiare lo sviluppo professionale e formativo dei giovani, sia perché dal punto di vista invece acrobatico portano con sé un'energia particolare che magari in Europa abbiamo ma in maniera differente. Quindi avremo 7 acrobati che provengono dal Kenya, 7 acrobati che provengono dalla Colombia, 6 acrobati che provengono dall'Italia, tutti insieme questi 20 giovani, non giovanissimi perché è aperta anche a over 30, però questi appassionati dell'arte acrobatica riceveranno in 2 sezioni, in 2 mandati di 20 giorni ciascuno, delle lezioni su come migliorare la propria professionalità di acrobata e di come anche aumentare la propria consapevolezza di cosa vuol dire essere acrobati al giorno d'oggi. L'acrobata al giorno d'oggi non è destinato a lavorare sotto i classici tendoni, ma anche sulle grandi navi da crociere, negli spettacoli di teatro-circo, nei tantissimi talent televisivi e in tante altre situazioni, in tanti altri contesti. Non per ultimo, il circo sociale, ovvero tutte quelle situazioni in cui le tecniche di circo aiutano appunto giovanissimi che provengono da situazioni svantaggiate a trovare il proprio ruolo nella vita. Quindi tramite docenti d'eccezione che provengono da tutta Europa, questi ragazzi riceveranno queste lezioni e potranno quindi, questo è molto importante, tornare nelle loro nazioni e a loro volta distribuire queste competenze acquisite. Infatti una parte importante del progetto saranno proprio le lezioni che loro stessi restituiranno a tantissimi ragazzi nelle loro nazioni. Ecco, a questo proposito abbiamo un video che mostra che tipo di acrobati saranno anche a insegnare a questi nuovi, per esempio è un gruppo, sì, è
è un gruppo che proviene proprio dalla scuola Axioma della Colombia, è un gruppo di sei ragazzi e ragazze colombiane con i quali abbiamo deciso di provare a cimentarsi in un racconto di Marquez. Con le tecniche circense abbiamo messo in scena il libro che si chiama Cronaca di una morte annunciata di Gabriel García Márquez. Quindi le tecniche del circo, dell'acrobazia, del trapezio, della giocoleria riescono a raccontare delle emozioni, dei fatti che accadono a degli esseri umani, proprio come capita per la danza, no? La danza, sappiamo che esiste la danza classica, la danza contemporanea, la danza folcloristica. Anche per il circo adesso è così, esistono tanti diversi formati di circo e con questi ragazzi siamo riusciti in qualche modo, qui queste riprese sono state eseguite al Teatro Comunale di Vicenza, una grande struttura dove eravamo in residenza artistica. Quindi ecco, il circo veramente dà la possibilità di raccontare anche non solo delle storie ma anche un modo di essere. In questo spettacolo viene proprio fuori tutto il cuore dell'America Latina e l'energia di questi straordinari artisti. Ecco, perché mi diceva telecamere spente che non basta essere acrobati, no? Non basta saper fare il salto mortale, bisogna raccontare anche una storia. Questo è il futuro del circo del terzo millennio, no? Sì, devo dire la verità, è anche il passato. Il circo è iniziato anche raccontando delle storie. Pensa che nel circo stabile di Antonio Franconi era un italiano di Udine, appassionato di falconeria, che va in Francia e di fatto crea il circo francese. Bene, lui, i suoi figli a un certo punto mettono in scena delle grandi pantomime circensi, inscenando addirittura l'Amleto di Shakespeare. Quindi già allora il circo veniva usato per raccontare delle storie. Poi in realtà nel corso della seconda metà dell'Ottocento e di tutto il Novecento, prevalentemente il circo ha avuto la formula di tanti numeri, si accostava infatti al formato del varietà, tanti numeri diversi tra loro, senza una connessione logica. Ma raccontare una storia è già tipico del circo già dell'antichità. Sicuramente adesso si risente molto questa esigenza di non solo eseguire un virtuosismo fisico, quindi un salto mortale, ma anche regalare un'emozione. Puoi farlo scegliendo una musica particolare, puoi farlo ispirandoti a un'opera d'arte che può essere un libro, nel caso nostro, ma anche un quadro di Picasso, e cerchi di raccontare qualcosa che vada oltre al mero virtuosismo fisico, anche se quello è importantissimo. Ecco, diciamo che dall'Ottocento ad oggi, lo dico non certo da esperta, c'è stato anche però un momento in cui si è cercato il virtuosismo, no? Perché sì, bisognava sorprendere sempre più, non bastava più il salto mortale, poi si è aggiunto il triplo salto mortale, poi si è aggiunto il triplo salto mortale con la testa storta, voglio dire, si sono aggiunte, sì, no? Sicuro. Ecco, quindi c'è stato un inseguimento a chi faceva di più, adesso però effettivamente c'è un limite anche. Ma no? Ti dirò che poi per me il culmine è quando tu presenti un virtuosismo di eccellenza, il triplo salto mortale, e anche raccontando qualche cosa, quindi hai tutte e due queste componenti. In effetti quello che hai detto tu è importantissimo, perché che cos'è la base del circo, dell'acrobazia? È proprio il virtuosismo. Il circo padroneggia quelle che noi possiamo considerare le tecniche della meraviglia, che siano virtuosi del corpo, amministratori di animali o clown. Si parla di tecniche della meraviglia, dell'incanto, e questo che lo distingue dal teatro, dalla danza, dalla musica, da altre discipline che magari a volte vengono considerate più nobili, ma che invece per me e per tutti gli appassionati sono sullo stesso livello. Certo. Ecco, adesso abbiamo un altro video di un altro gruppo che è sempre legato ad Alessandro Serena, Black Blues Brother. I Black Blues Brother, che sono andati a esibirsi davanti al Papa, e vediamo se riusciamo a vedere questo video, in cui tra l'altro, ecco, qui si vede la foto in cui ha colpito il Papa, si è alzato e è andato a salutarli, a ringraziarli. E poi appunto c'è questo video. Se posso dire una cosa? Ma è partito il video? Sì. No. Ok, allora, una cosa forse interessante, si trattava di una udienza che Santo Padre, Papa Francesco, regalava alla gente dello spettacolo popolare. Quindi erano presenti migliaia di artisti che venivano da tutto il mondo, e però davanti al Santo Padre sono esibiti solo tre gruppi, i Black Bulls Brothers e altri due gruppi. Una cosa curiosa forse è che l'entourage, i collaboratori di Sua Santità, ci avevano chiesto appunto quali fossero gli artisti più significativi. Noi abbiamo segnalato i Black Bulls Brothers, ma abbiamo anche detto per correttezza che loro sono musulmani, questi cinque ragazzi sono musulmani. E invece il Santo Padre ha ancora di più apprezzato, no, nell'abbraccio alla diversità, la loro partecipazione, e alla fine gli ha detto: voi siete artigiani della bellezza. È stato un momento molto, molto emozionante. Si è alzato dalla sua altare ed è andato a stringere la mano a questi
a questi umili artisti che sono diventati artisti a livello internazionale, ma che però provengono da un passato veramente modesto. No, sono bravissimi perché sono andati anche a Italia's Ghost Talent, no? Sì. Quindi davvero hanno commosso tra l'altro Maria De Filippi, hanno commosso Gerry Scotti. Sì, no? Tu sì che vale, era, sì, scusa, sono due grandi, sì, grandi italiani. No, no, non ti preoccupare. Pensa che quando è scoppiato l'epidemia, l'8 marzo c'è stato il lockdown, io ero con questi ragazzi in Australia, al Festival di Adelaide, siamo stati bloccati lì proprio per raccontarti il successo globale, internazionale che stanno avendo questi artisti. Siamo andati in tournée in tutto il mondo e tra l'altro loro, appunto, come dicevo prima, la professione dell'acrobata non è più solo il numero che presenti nel circo. Loro presentano uno spettacolo di 75 minuti, un'ora e un quarto, che presentiamo nei più importanti teatri del mondo, in Italia al Teatro Quirino, al Coccia di Novara, all'Apollo di Lecce, teatri dell'antica italiana che sono capaci di migliaia di spettatori, dove spesso ci regalano una standing ovation e il sold out. Sono davvero infaticabili. Sì, ecco, una cosa molto carina che mi hai quello detto. Quello sono io là dietro, guarda. Ah, ecco, ci sei anche tu, vedi. Ecco, e sono loro che faranno gli insegnanti, no? Anche? Loro sono, in realtà, loro riceveranno gli insegnamenti di questi docenti dal punto di vista teorico. Loro, tra il gruppo di acrobati africani, insegnerà le proprie esperienze a quelli colombiani, che faranno lo stesso con gli africani, che faranno lo stesso con gli artisti italiani, quindi uno scambio continuo di conoscenze. Ma in realtà loro sono già insegnanti, perché quando tornano nei loro paesi in Africa insegnano appunto ai bambini purtroppo delle bidonville, sì, che sì, sono abbiamo, tutte abbiamo infatti un paio di foto in cui si vede che insegnano a dei bambini africani, perché ecco la cosa carina che mi hai detto a telecamera spenta, ecco qua, è che nel circo, ecco, c'è posto per tutti, no? Sì, sì, il circo perché il circo in questi ultimi anni ha conquistato un grande importanza soprattutto per la parte pedagogica. Ecco, stanno crescendo, diciamolo, stanno crescendo le scuole. È un fenomeno in continuo aumento, scuole di circo. Ce n'è un fenomeno proprio più peculiare, che è quello delle, si chiamano scuole di piccolo circo, che non vuol dire che siano più piccole delle altre, ma è una filosofia che ci sta dietro. E non sono scuole che hanno, appunto, come dicevo poco fa, l'aspirazione di formare necessariamente grandi artisti, ma di insegnare ai ragazzi quanto sia importante quello che c'è dietro il lavoro del circo. C'è molta fatica, molta costanza, molta perseveranza, c'è anche l'arte dell'inclusione. Il circo dalla sua nascita è per eccellenza il mondo della inclusione. Ci sono sempre stati artisti che provenivano da altre nazioni, di un credo religioso differente, no, ma anche con di una mentalità differente. Ma anche con capacità fisiche diverse. Anche, no? Con capacità per fisiche cui diverse. Nel gioco di squadra, quello piccolino e magari leggero viene sbalzato in aria, quello più basso e più forzuto rimane a sollevarlo. Assolutamente, no? Anche perché il circo, sì, da una parte ci immette nell'immaginario collettivo la figura del superuomo, no? L'atleta, l'acrobata col fisico statuario, ma non a caso il circo al suo interno ha anche il clown. Il clown invece è veramente l'essere umano più fragile, che cade e sbatte la faccia nella polvere, ma poi trova comunque la forza di rialzarsi e magari di far nascere anche un sorriso tra gli spettatori. Quindi il circo un po', ci ricorda un po' tutta la particolarità dell'essere umano, no? Aspirare alla grandezza, ma anche rendersi conto delle proprie, certo, difficoltà. Noi staremo ad ascoltarti davvero per ore, perché hai un sacco di cose da raccontarci, però parliamo delle date. Allora, sì, questa scuola dovrebbe partire tra ottobre, a cavallo tra ottobre e novembre. Questo corso particolare, questo progetto è articolato in due fasi, una è autunnale, quindi a cavallo tra ottobre e novembre per 20 giorni, e un'altra invece primaverile, che sarà a cavallo tra aprile e maggio. Quindi questi ragazzi verranno in Italia, si troveranno tra di loro con altri allievi italiani, torneranno alle loro nazioni, restituiranno quello che hanno imparato qui, torneranno qui per fare un'altra sessione di altri 20 giorni. Tra l'altro, oltre a queste lezioni teoriche di cui ho parlato poco fa, ci saranno anche delle esperienze professionali, proprio di lavoro, andranno ai teatri a vedere i loro colleghi che lavorano, visiteranno circhi e parchi di divertimento e frequenteranno la IULM, una delle università più prestigiose di Milano. Devo dire che questo calendario, che è molto ben disegnato, però adesso è a rischio un pochettino. Stiamo monitorando giorno per giorno la situazione Covid. Sì. Noi siamo determinati a compiere queste esatte date. Se ci dovessero essere dei problemi, potrebbe anche slittare di qualche settimana. Beh, comunque vi terremo aggiornati. Noi comunque vi abbiamo informato di questo, anche perché c'è questa scuola comunque San Donà di Piave, e volevamo comunque concentrare la vostra attenzione proprio su questa scuola circense. Se posso dire un'ultima cosa, per la parte riguarda i 6 italiani, sono ancora aperte le iscrizioni. Ah, quindi se qualcuno fosse
un artista anche alle prime armi o anche solo un operatore dello spettacolo dal vivo interessato ad apprendere di più di questo mercato che devo dire che è in continuo fermento, può scrivere a info@circodintorni.it e riceverà tutte le informazioni di questo bando, magari potrebbe far parte di questa bella avventura. Grazie Alessandro Serena, noi comunque vi terremo d'occhio. Grazie. Magari vi chiameremo sperando, Covid permettendo.